Pare che al campionato del mondo di scacchi in corso a Dubai, i due accigliati sfidanti, un norvegese e un russo, in realtà siano Michele Pazienza e Claudio De Luca sotto mentite spoglie. Già, perché sul prato del Città degli Ulivi il big match di giornata Bitonto-Cerignola ha partorito uno striminzito pareggio salomonico al Rating Tons, minacciato solo dalla pedina imprevedibile Santoro, che delittuosamente non si è azzardato a mutare le sorti della Puma. Dunque, il mister di Castellana Grotte deve rinunciare al portiere Lonoce e al campione argentino Biason, acciaccati dell'ultima ora, e, restando fedele al prediletto 4-2-3-1, ridisegna così la squadra. Esordio per Martellone fra i pali in campionato, inconsueto terzino destro Petta, anche oggi comunque infallibile docente d'arte difensiva, con la coppia di centrali Lanzola e Danilo Colella. Dall'altro lato l'imberbe Guarnaccia, sempre piuttosto. In mezzo il gladiatorino Mariani e il ringhioso Manzo. I tre trequartisti alle spalle di Santoro sono l'effervescente Palumbo, il magno Lattanzio e l'animoso Turitto. Il collega cerignolano, ex pedatore della Juventus, piazza Tricarico in porta, custodito dagli scafati Allegrini e Luigi Manzo, il francese Dorval infaticabile sulla fascia, il navigato Agnelli a menar le danze, a saltabeccar fra le linee il fantasista Loiodice, Mincica, Tascone e l'ex, oltre che Bitontino Doc Palazzo, a pungere davanti. Al sesto, piccolo giallo in area nero-verde, su azione da corner, contatto sospetto fra Palazzo e Colella. Giustamente, Restaldo Di Vrea, che dirigerà in modo equanime, lascia corner. Sei primi dopo, mancino velleitario di Maltese. 60 secondi e reazione dei padroni di casa col capitano, che prima centra la barriera su Piazzato e poi pesca bene sempre Colella, che incorna alto. Al 17esimo, Guarnaccia a centrocampo stoppa e sdrucciola sul prato. Mincica sfreccia tutto gas verso la porta di Martellone, che afferra con sicurezza il cuoio calciato dall'attaccante Ofantini. Ancora, perfida punizione del 10 ospite che sibila accanto al montante destro. A 10 minuti dalla pausa, lob pretenzioso di Tascone, che supera infatti portiere e traversa insieme. Subito dopo il bomber libera Ricchi, che si decentra e calcia largo. Minuto 38, battuta di caccia all'epidotteri di Triarico che frana addosso a Santoro, che si accascia dopo il contatto, fuori area però. Al rientro dagli spogliatoi, subito un brivido al terzo, uscita comica di Tricarico, piatto calibrato di Turitto sulla riga bianca d'Orval Mura, sesquipedale cappella di bomber Santoro, che scheggia la traversa quando era più comodo segnare e fa praticamente un capolavoro all'incontrario. Azione corale al nono, duetto Palumbo-Turitto, scarico per Stefano Manzo, staffilata che il goalkeeper avverso a branca impresa. Intorno al 20esimo, elegante conclusione di Mincica, bloccata con olimpica sicurezza da Martellone. Alla mezza, ultima emozione prima del grigiore bloccato finale. Cross teso di Danna che Tricarico disinnesca senza affanno. Pari e patta quindi fra due corazzate del girone che si sono neutralizzate quasi agevolmente e restano così staccate di tre lunghezze, con i gialloblu in testa e i leoncelli ad inseguire.